Samara aspetta con gli occhi sottili. Per gli uccelli il paese sembra una collina di pietra, assediato dalle nuvole soffiate dal vento che vanno lente verso il mare. Non esistono strade perché non servono. Si va a piedi o a mulo e le poche merci sono portate dai carri spinti a mano dai ragazzi più grandi, come si faceva una volta. Nimda guarda i suoi amici trainare i carri con i denti bianchi ed il cuore in gola e ride, contenta, perché pensa che in quell'assenza, in quella vita vuota, lei è felice. Il compito di Nimda per quel mondo è prezioso. È la sentinella della pioggia. La mattina sale sulla montagna chiara. Ha una forma così strana quel monte che le leggende narrano sia stata formata in una sola notte da eventi di una famosa tempesta di cui nessuno ricorda più nulla. Arriva sulla torre che è ancora buio e scruta l'orizzonte. Gli occhi di una donna guardano sempre più lontano. Un giorno intero osserva e ancora un altro mentre annusa l'aria. Se arriva il vento dal mare, arriva la pioggia dal cielo. Stanno allerta per non sprecarne una sola goccia. Sono pronte le vasche, sono pronte le cisterne, le pozzanghere vuote, i bicchieri, le anfore, le mani concave, le bocche aperte dei gatti. Mentre Nimda guarda dall'altura, il suo abito giallo accarezza la pelle scura mista alla sabbia fine del deserto. Sotto la sua torre obliqua, un terrazzino rotondo, una casa piccola, un solo camino storto. La casa di Samar. Il terrazzo è un semicerchio di piantine piccole. I rametti sono zeppi di fiori, germogli, foglie e il profumo si sparge nelle case vicine. Nessuno ha fiori così belli. Non c'è acqua per questo piacere, a meno di non usare quella per cucinare. Il segreto di quella fioritura e la bellezza di quei colori incanta le zanzare d'uncino, che come tutti sanno, hanno la coda azzurra. Samar parla poco. È malinconica e gentile, lontana dalle sue risposte, ma le aspetta senza fare rumore. Poi è successo. Un giorno di un mese ancora senza nome, Nimda si era addormentata in un sogno mentre era sulla torre. L'ha svegliata un suono leggero misto a sospiri delicati. Si è stropicciata gli occhi che ancora incollati alle ciglia facevano fatica ad aprirsi alla luce. Samar, seduta su un cuscino arancione su un bancone sferico, piangeva. Le sue lacrime scintillavano nella luce del sole bambino, raccolte da una piccola anfora bianca. Disperata e sola per quello che non aveva più, dedicava la sua malinconia e la sua speranza alla bellezza delle piante. La disperazione di quel cuore solitario riempiva la terra nei vasetti rotondi. Nimda, con le lacrime agli occhi, si toccò le labbra e lentamente cantò una lenia che sapeva di luna. Scese dalla montagna e corse,
corse senza fiato fino alla casa della donna. Entrò nel portone aperto, nel nido bianco di Samar. Fu un abbraccio senza fine. Poi Nimda e Samar distribuirono le lacrime ai petali dei fiori. È meno faticoso se si divide il dolore. 3 giorni e 3 notti. La pioggia avvolse quel mondo, portando ancora una volta la vita nei cuori arsi degli uomini.